Ciao a tutti, io sono Sara, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a commentare alcune novità beauty del momento. Come avrete sicuramente notato, se mi seguite spesso, martedì non è uscito un video perché per colpa di questo amichetto qui, Herpes, non ho potuto realizzare un video perché ora è un po' più piccolino, ma fino a qualche giorno fa era bello evidente, quindi ho evitato di truccarmi, ho ricominciato a truccarmi oggi tralasciando le labbra. Comunque, tralasciando questo discorsetto, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e seguirmi su Instagram e TikTok e attivare la campanellina in modo tale da non perdere nessun nuovo video. Iniziamo! Come sempre prendo queste novità dalla pagina Instagram Trendmood, che se mi ricordo al solito vi lascio giù taggato nella info box. In realtà non ci sono tantissime novità al momento perché le abbiamo già commentate qualche settimana fa, sono uscite novità primaverili che però abbiamo già visto, c'è qualche news, quindi ho pensato di intrattenervi parlando di queste poche novità che perlomeno io ho notato, anche perché sapete bene che cerco di prendere novità che riusciamo bene o male a reperire anche qui in Italia, perché se vi parlo di prodotti che non sono facilmente reperibili non ha senso, perché poi vi potrei tentare nel voler quel prodotto e non potete poi trovarlo. In casa Wet n Wild abbiamo una collezione dedicata agli orsi. Era un cartone, se non mi ricordo male, che facevano quando ero piccola, però non l'ho mai calcolato. Non è che lo conosco più di tanto, però so che è molto carino, che veniva molto seguito. E c'è una collezione bella consistente perché abbiamo una palette occhi, una palette di glitter, abbiamo dei gloss, abbiamo dei pennelli, dei fixing spray, persino delle unghie finte, delle ciglia finte. Molto molto carina come collezione, molto completa. Per gli amanti di questo cartone, secondo me è da avere. Poi abbiamo delle novità anche in casa Kylie Cosmetics. Questa palettina occhi e viso, sinceramente, mi ispira, mi piacerebbe prendere qualcosina, ma finirà che non prenderò nulla, anche perché sono colori visti e rivisti che personalmente mi ritrovo in tantissime altre palette, quindi se posso risparmiare andiamo al risparmio. Abbiamo un gloss e poi degli stick molto molto carini anche questi qui. Abbiamo delle novità in casa MAC. Questi rossettini in bullet mi piacciono tanto, che poi in realtà non sono bullet ma sono in stile Power Kiss Velvet Blur Slim Stick. Ci sono in tantissime colorazioni, a me sinceramente mi ispirano, sicuramente avranno un effetto vellutato e siccome mi piacerebbe provarne qualcheduno, poi passerò in negozio e li vedrò di persona, quindi eventualmente se li dovessi vedere di persona poi vi farò le stories su Instagram. Le novità in casa Colourpop, forse l'unico brand che vi cito sempre, che è poco reperibile qui, devo fare per forza l'ordine dall'America, però quando mettono le spedizioni gratuite internazionali va bene, bisogna avere un po' di pizzico di fortuna. Questo brand mi piace veramente tantissimo, come vi dico sempre ogni volta che parliamo di questo brand, spero che prima o poi qualche rivenditore italiano se lo prenda e cominci a vendere questo benedetto brand anche qui, perché è bellissimo. Le texture dei loro prodotti, soprattutto delle palette occhi, sono fantastiche. Mi piacciono tantissimo i loro prodotti, cioè mi ispirano tantissimo. Tranne questa collezione, perché sono colori anche in questo caso visti e rivisti, che è arrivata la primavera. Con questi colori a me mi sa tanto di autunno-inverno, cioè non mi danno proprio vibes primaverili, non mi ispirano per niente. E abbiamo poi anche dei lip cream, che in pratica sono dei rossetti liquidi cremosi. Anche qui sono dei colori già visti e rivisti, molto belli però, questo sì, devo dire che mi ispirano tanto. Per esempio di questa collezione quello che prenderei sarebbe uno di questi lip cream. Poi abbiamo delle novità in casa KVD Beauty. Qua abbiamo delle matite occhi di varie colorazioni. Queste qua mi ispirano invece tanto, mi piacerebbe tantissimo provare la blu elettrico, poi c'è un blu notte e anche quella borgogna. Questi tre colori mi ispirano tantissimo, hanno questa punta che perlomeno dalla foto sembrerebbe cremosa. Secondo me è una bella texture, sono buone dalla foto, poi bisogna provarlo ovviamente. Novità anche in casa Gucci. Sinceramente, prima o poi acquisterò qualcosa di Gucci a livello di cosmetica, ma penso che prima o poi comprerò anche qualche borsa o qualcosina. Prima o poi prenderò qualcosa di tutto, chissà quando è questo prima o poi, sarà molto più poi che prima, però sogniamo. Questi brand high cost, sogniamoli. Possiamo farlo, nessuno ci vede che non possiamo sognare, quindi sogniamo che prima o poi arriverà la nostra fortuna di poterci acquistare questi prodotti super costosi. Sono usciti dei nuovi liquid lipstick, a me ispira tantissimo questo qui al centro, questo rosatino qua, la mia wishlist di Sephora. Mi sono messa due rossettini di Gucci, chissà se prima o poi li comprerò. Anche se ho
visto e letto recensioni che dicono che non è che siano il top questi prodotti, che è più il nome. Alle volte capita che brand tanto costosi, tanto acclamati, hanno tutta questa nomina solo per il nome e poi di per sé il prodotto non vale la candela. Ci sono anche delle novità in casa Rare Beauty. È uscito un nuovo tinta idratante con SPF 20. Questo prodottino mi ispira. Di Rare Beauty mi ispirano un po' di prodotti, alcuni li ho provati, ci sono rimasta male sinceramente, altri invece non li ho mai provati, tra cui il fondotinta, anche il mascara, e quelli invece mi incuriosisce tantissimo testarli perché ho letto e visto video dove ne parlano veramente bene, quindi mi hanno incuriosita. Penso che qualcos'altro di questo brand lo testerò. Andiamo agli ultimi due prodottini. Sono dei prodotti di Patrick Ta. Questo brand l'ho conosciuto grazie a Melissa Tani, perché sapete è una delle mie youtuber influencer preferite insieme anche a Basic Gaia. Lei ne parla sempre di questo brand, mi ha incuriosita tantissimo, infatti prima o poi mi farò un ordine solamente per comprare cose di questo brand. E è uscita una nuova palette occhi che è molto molto carina. Anche qui sono colori visti e rivisti, infatti personalmente non la prenderei. Di questo brand mi ispirano tantissimo i prodotti labbra, come colori sono molto primaverili, infatti sono belli. E sempre di Patrick Ta abbiamo anche delle matite occhi e due colorazioni. Quella marroncina mi ispira veramente tanto, molto molto carina. La particolarità della palette occhi è che oltre ad avere gli ombretti in polvere ha anche due cialde in crema per poterle utilizzare come base per poi andare ad applicare appunto gli ombretti. Questa cosa è molto carina, utile, secondo me è anche ingegnosa come cosa, perché se per esempio siete in un viaggio e vi volete portare tante cose, avete già il primer per andare ad applicarlo prima dell'ombretto in modo tale da non portarvi tante cose in giro. Come idea secondo me è buona, dovrebbero farla anche altri brand. Tornando in casa MAC, abbiamo la novità della collezione primaverile, e questa qui sinceramente mi ispira tantissimo, molto molto bella, infatti mi piacerebbe di essere qualcosina. Devo passare in store. I blush rossettini mi ispirano veramente tanto, anche il fixing spray molto molto bello. Un prodotto che penso che l'avete visto 50.000 volte, lo stanno spammando dappertutto, è il nuovissimo mascara, un pack pazzesco. Sinceramente questo mi ispira tantissimo, non lo prendo solamente perché ne ho 50.000 di mascara da terminare. Ci promette di essere super allungante, curvante, volumizzante, va veramente a definire bene le ciglia. Wow, ci sono in tre diverse opzioni. C'è il micro blush, che è ideale per ciglia corte e per le ciglia inferiori. Poi abbiamo il mega blush, che invece è consigliato per ciglia lunghe e anche per le ciglia inferiori, va a dare volume e lunghezza. E poi abbiamo la mini taglia da viaggio, molto carino. Questi qui sono le novità del momento che mi hanno incuriosito e che mi piacerebbe provare, perlomeno in base alle impressioni che vi ho già detto nel corso del video. Fatemi sapere giù nei commenti se mi sono persa qualche novità, se a sapere la mia. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e seguirmi su Instagram e TikTok e attivare la campanellina in modo da non perdere nessun nuovo video. Un bacio, ciao!